E là, salve a tutti ragazzi, Cotto che vi parla e bentornati a un nuovo video. L'ultimo di settembre molto probabilmente. Partiamo con un presupposto molto veloce, questo non è un video serio, anzi, il contrario. Però voglio portarvi una lista di altri 5 motivi per cui i Pokémon ci hanno mentito durante la loro storia. Puzzo come un caprone ad andarmi a fare una doccia assolutamente, però non importa, cominciamo subito. Numero 5. GS Ball. La GS Ball ha avuto una storia abbastanza triste sia nel gioco che nel cartone. Difatti, nel gioco è stata solamente data in Giappone e noi siamo rimasti abbandonati a noi stessi senza averne più traccia e non solamente tramite trucco potevamo metterla all'interno dei giochi. E come se non bastasse, nel cartone è apparsa proprio brevemente in un episodio e proprio il creatore, uno dei produttori, ha detto: speravamo alla fine che i fan si fossero dimenticati di questa ball una volta che era stata consegnata a Franz. No, è sbagliato. Mettiamo un hashtag Free GS Ball, libera per noi. Numero 4. Pokémon Go. Pokémon Go, avrete sicuramente già capito che cosa voglio dire. Perché? Io gioco dal 96 e ho sempre dovuto spendere soldi e soldi di repellenti, quando in realtà Pokémon dovrebbero trovarsi nell'erba alta e adesso me li fate trovare in questo gioco nelle città solamente perché è più polose? No, non si fa, io voglio andare in mezzo ai campi, in mezzo alle pannocchie e trovare tutti i Pokémon. Non voglio andare in mezzo alla città, in mezzo alla gente. Mi stanno tutti sui coglioni, della gente non me ne frega un cazzo. Quindi voglio stare più distante possibile. Abito in un paesino brutto, distante da tutti. Voglio andare in mezzo ai campi e prendere lo stesso Pokémon. Non che mi ritrovo 3 Pokéstop, una palestra e 3 Pokémon che spawnano a caso nei soliti 3 posti. Madonna, le mani proprio allergiche, che schifo ancora. Sì, vabbè, devo lavarmi, scusate. Numero 3. Gara pigliamosche. Eccola qui. Eccola qui. In quanti ci sono cascati alla gara pigliamosche? Quanti? Quanti sono arrivati in oro, argento e crystal a dire: wow, ho catturato un Pinsir, Scyther, Butterfree, Beedrill? E poi ritrovarsi all'improvviso, una volta che si dava il vincitore, essere battuti da Pino Campeggista, come Cristo si chiamavano, con il suo Caterpie. O Weedle. No. Cioè, in base a che cosa ha vinto questo qui? Hai presente un Pinsir contro un Caterpie? Ok che io preferisco Caterpie, ma la differenza tra i due Pokémon è colossale. Non so se ci siamo intesi. No, solo io. Vabbè, solo io. Spoiler prima di iniziare questa parte. Numero 2. Boss degli ultimi Mystery Dungeon. Io continuo a ripetervelo anche qui, qua c'è uno spoiler, non, e dico non, sentite questo a parte se volete giocarvi agli ultimi Mystery Dungeon. Pokémon Mystery Dungeon, che cosa ha di bello nel nome? Pokémon, questo vuol dire che ci sono dei Pokémon. E allora perché, quale cazzo di motivo tu mi devi mettere come boss finale tutto che, qualsiasi cosa che non sia Pokémon? E prima un cristallo, e poi una sfera nera. Ma allora ti vuoi decidere? Se si chiama Pokémon, io voglio avere un Pokémon come antagonista. Era bello in quelli prima perché c'era Dialga, Rayquaza, Darkrai. Insomma, c'erano tutti questi Pokémon leggendari che effettivamente erano dei nemici all'interno del gioco. Ma non mettermi cose che non sono Pokémon. Se non hai idee, non metterli piuttosto. Fai una storia continua, fai dei dungeon dove posso andare a reclutare leggendari come il primo. Non mettermi cose che non sono Pokémon come boss. E numero 1, la bici. E questa probabilmente è la parte più ironica del video. Quante volte vi è stata detta la frase: wow, questa bici potrei utilizzarla ovunque tu voglia. E dopodiché vi apparirà questo messaggio: la bici qui non si può utilizzare. Le parole di Ocarina imbombono.
niente bicicletta. E tu sei tipo, ma come, mi hai detto che potevo usarla dappertutto, mi stai mentendo? Qua è sbagliato, non si fa. Se tu mi dici che posso andare in qualsiasi posto, voglio andare in qualsiasi posto, non solo dove è programmato, che poi hanno cambiato negli ultimi giochi, fortunatamente. Vabbè, non è che posso andare in faccia alle persone, però comunque sia, sempre meglio di niente, no? E niente, questi erano altri 5 motivi per cui i Pokémon ci mentono. Fatemi sapere gli altri qui sotto nei commenti e se me ne consigliate posso fare anche un altro episodio. Sceglierò i migliori e poi potrei farci anche un episodio. Quindi ragazzi, noi ci rivediamo a un nuovo video qui sul canale. Un saluto da Teo, tanti mi piace, i social, ciao ciao.